4133 Michele nasce alla torretta, alla casa in campagna di Ferolla. Quando nacque io, mamma teneva già 9 figli, 5 fratelli e 4 sorelle. In poco tempo nato io, ci morì mio fratello di 13 anni con un bronco pirmonita. E allora partemmo, mamma, poco tempo mamma avete una macchia luccio di sangue. Mamma mi portava girando con la vocola per tutti i dottori. E l'ultima tappa la facette a Cuccaro, in una vocola, Edda e con Marosanna era Santo Nicola. Monte Bruca era tutto bianco di neve. E allora ringrazio il dottore Lombardi, signora, vostro figlio vede come una lastra sporca. E allora mamma si rassegnò, non gli altri ci giranno. Io non dolore tanto possente che rascai tutto lo pietà a mamma. E allora mamma si rassegnò, non gli altri ci giranno. E dopo poco tempo io andai a Cuccaro con la mamma a fare un'altra visita e il dottore rimanette meravigliato che mi era divinata la malattia. La malattia. Poi era madre tenia 200 animali qui, fratelli Ferolla. Allora poi si invecchiò e si rassegnò. Mi disse a me, cosa vuoi fare di questi 200 animali? Io ricetti mi occupo della mandria che tenia mio fratello Antonio e mi consegnai le mucche. E continuai con i fratelli Ferolla una vita fino all'80. All'80 se volevo vendere la parte loro delle bacche. E io rimanetti con la mia parte, erano andate 30 mucche. Venettero un Beppo Ferolla la mattina, il 10 luglio, ne spartemme i bacchi. Allora io disse, venate le nosche. No, ricettero un Beppo Ferolla. Venette con un secchietto di pittura per si martellà la quota sua. Ricetti, le bacche le hai allevate tu. Scegliete la parte che ti piace e io mi scegliete la bella parte delle vacche. E in tutti i modi, ieri nella montagna, il 10 luglio, ieri nella montagna di San Biasi, ma si scusa, nessuno, io non la conoscevo affatto. Allora tutti mi dicevano, ma là, insomma la gente, così, così. No, tutti che mi volevano bene. Tutti che mi volevano accramare la casa, tutti, io onestamente il mio lavoro con acqua e biendo tu nell'ambi, quando suonava e lampava io ero la paura, mi accuaindano pozzetto l'acqua sotto. Ho partito alle 4 la mattina a piedi sempre, passava lo fiume di San Biasi, si riceveva dalla mattina e si riceveva dalla sera con la stradella io fiume. E un giorno nel mese di luglio se n'era scordato il cielo, uno furmeno mi ammazzava la vacca e io me ne venetti piangendo nella casa. Mio padre non ne facette mancare niente, crescetti una famiglia di 10 persone che non ne facette mancare mai roba. Mamma faceva il pane 3 volte al mese, che eravamo una famiglia numerosa. In questa casa mamma allevava 10 figli, c'era un forno, ci faceva 3 volte il pane, che eravamo una famiglia grossa. Non ne facette mancare mai roba, mangiamo sempre a soddisfazione. Io rimanetti l'ultimo nella casa di mia madre, io e una sorella e mamma. Allora io mi sposai alla sorella che faceva l'amore e dopo mi sposai a 30 anni.
Io a 30 anni mi sposai che riempietti tutti i doveri che tenia mamma alla casa. Avietti 6 belli figli, uno più bello Renato. E allora mamma ogni tanto mi ria 5.000 lire per me, per m'accucciare 25.000 lire in dalla sacca. Non sapia se voleva accattare una cosone o una paro di scarpe, ma pensava che se mi accattano una paro di scarpe li consumo e se mi accattano una cosone lo stesso. Pensai di m'accattare una campana di viaggio per le bacche, che quando la sento suonare i cietti mi ricordo la voce di mamma. Questa campana l'ho tenuta 40 anni. Quando la metti la campana le bacche erano tutte contenti che cambiavano zona. Però io quando sentivo lo suono la campana mi metti a piangere, che sentivo mamma che mi era di sorti. Mio padre reventò il capo di massaro qui in Ferrolla, 60 anni, tutti che volevano bene. I nonni e i fratelli di Ferrolla solo battezzarono e lo tennero sempre al loro fianco. Una vita respirata che ho fatto io sempre a cammino a piedi. Sempre con ombrello e lo saccappano è stato il mio compagno, che ricette mia moglie quando muore, me lo metti in dove ho avuto, che è stato il mio compagno. Mio padre tenia 10 figli, tenia 2 nipoti di mamma che se la passavano malamente, e allora padre mo se la accoglieva che tenia tanti animali, le faceva mangiare e bere. Figa crescere una portata che se lo potevo buscare loro se n'ero poi piccolo loro. Dopo spartito le bacche con la famiglia Ferrolla, io mi avventurai nella montagna di Massascusa e Sant'Asci. Mia moglie mi preparava lo saccappano la sera con una colazione di pane e un poco di cucinato. E io cipolle, un poco di formaggio, una bottiglietta di caffè in due saccappane, partiva alle 4:30 la mattina, o giù via o non giù via. Andava alla montagna di Massascusa. La montagna di Massascusa partiva alla Chiana. Alla Chiana mi tornai alla montagna di San Biasi, che non c'era da mangiare con le mucche, ma la passione mia erano le bacche. E io tengo una prova di testimonianza a Ferdinando Palombo, che mi arrivava parecchie volte che facevo commerciante le castagne e mi riano passaggio e andava in montagna perché aveva paura che le mucche si abbiavano alle castagne. Io non ho fatto ranno a nessuno, ho camminato sempre a testa alta sotto un ombrello, non mi ho mai fermato e oggi ho mangiato lo pane in giornata alla tisa. Non mi ho mai seduto, ho camminato sempre al fianco alla mia mandria per non far danno alla gente. La prima sera che io andai alla casa di mia moglie, che mi era fidanzato con Edda, allora al paese c'erano i cantatori. Andai dai cantatori a cantare, che io tenevo una voce buonissima, e cantai. A questi luoghi non ho cantato mai, bella che l'aria tua mi ci ritira, e subito per me ci fermare o facere una rosa carmosina. Mezzo lo petto mio stampato stai, ma dell'amore mio fossi la prima fossi, l'ultima sarai, l'ultimo oggetto della vita mia. Ma giù per tutto era tanto lontano, per te venne a trovarti, cara rosa. Trovai le porte chiuse e io entrai, e intanto ci trovai la mia bella rosa. C'è la giurista, la mamma e lo padre, me la vuole tirare, sta bella rosa. Io sono venuto per me la sposare,
lo giglio non può stare senza la rosa. Bella figliola che ti chiami Lina, ma se Lina ti vorrei chiamare, ma s'acqua che te lavi la mattina, ti prego Lina mia non la iettare. A dove ietti in cena c'è una spina, ma rosa carmosina per durare. Le mie ricince fanno una medicina, la li malati per sanare. Io quando ero fidanzato con mia moglie, mi partiva la Coppa alla Chiana e andava in campagna, che è essere là, però un amore onestamente, perché pensava che era senza mamma, non la voleva abbandonare, che lo padre la fosse maltrattata, un amore affettuoso e di bene. Me la sposai con tanto amore e piacere, perché era una donna di lavoro, che lo padre la metteva a lavorare tutti i lavori e ci riusciva. E io venendo da mamma, mamma la teneva come una figlia, perché era senza mamma. Me la sposai l'11 aprile del 64. Michele ammazzò un vitiello e una capra a metà di tutto il paese. Uno bello festino, onestamente. Io ho frequentato 85 anni la mandria delle mucche, perché sono stato contento del mio lavoro. Ho camminato notte e giorno per guardare i miei interessi. Purtroppo mo a questa età non ce la faceva più, ma io sono stato contento del mio lavoro, sono stato contento di mia moglie. E dei figli che ci ho cresciuti. Nessuno mi ha dato una mano, ho lavorato io, figli miei però non hanno avuto bisogno di nessuno, sono mangiati il mio sangue e sono stato contente. Io se mi firavo ancora continuavo, purtroppo i dolori all'ossa, mi sapevo quante cadute ho pigliato in montagna, però non mi ho mai arreso, ho camminato sempre a testa alta, truoni, lampi, saette. Ma cuvavo vendere i pozzetti dell'acquedotto, che i lampi mi facevano essere un cuore di capire in capo. Però era sempre contenta, se arrivava a casa, trovava dei belli figli, riportava una lattera e lattera alla montagna per crescere e per non gli accattare. Io sono contento del mio lavoro che ho fatto. Quando mi ritiravo a casa la sera, era contento che trovavo una famiglia unita. Oggi tengo 85 anni, non sono stato mai malato, non ho avuto mai un raffreddore e mai in Provenza, che sono stato sempre perciato d'acqua sotto un ombrello. Oggi sono felice, sì, Signore. Me va campanato poco.